dell'esercito si sarebbero dati alla fuga. La polizia libica, a quanto pare, ha anche abbandonato la città di Ezzavira, a 60 km a ovest di Tripoli, che quindi ora è sprofondata nel caos. La Cirenaica, poi la roccaforte dell'opposizione, la città di Bengasi, El Beida e Sirte, luogo natio dello stesso Gheddafi, sarebbero nelle mani dell'opposizione. Circolano anche diversi numeri su quello che è il bilancio dei morti dall'inizio delle manifestazioni, che insomma oscillerebbe tra i 300 e i 400. Insomma, il caos sta diffondendo in tutto il paese, costringendo l'Unione Europea a preparare velocemente il rimpatrio dei suoi cittadini. La Farnesina, naturalmente.